C'era una volta un piccolo principe dai capelli biondi come il grano, che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Tutto cominciò quando il mio aeroplano finì nel deserto del Sahara. Il libro più amato al mondo, raccontato per la prima volta con i burattini. Al Teatro Mecenate di Arezzo è infatti arrivato il Teatro Umbro dei Burattini, che ha presentato Il Piccolo Principe. È un classico della letteratura che abbiamo adattato anche per essere compreso anche dai bambini più piccoli. E quindi i genitori, i nonni, con la scusa di portare i bambini al Teatro dei Burattini, sicuramente si ritufferanno in atmosfere delicate e poetiche che può offrire, ancora può offrire, per fortuna aggiungo io, il Teatro dei Burattini. Due i temi al centro delle storie del Piccolo Principe: l'amicizia e la fanciullezza, tematiche apparentemente così semplici eppure altrettanto complesse. Sei bellissimo, anche spettinato. Vero? E io sono nato insieme al sole. Vorresti occuparti di me? Va bene, ma ho paura di farmi male. Sei pieno di spine. Le spine sono necessarie. Le spine servono per difendermi dalle tigri. Dalle tigri? Ma non ci sono tigri su questo pianeta. E poi le tigri non mangiano l'erba. Mica sono un'erba io. Io sono un fiore.